soltanto di avere, seguire le regole che ci indicano appunto gli assistenti bagnanti, quindi controllare che la bandiera non sia rossa, perché in quel caso in acqua non si entra, essere educati e rispettosi nei confronti dei vicini di Ombrellone e di coloro che vanno in acqua. E se si va in acqua, andare in acqua nelle zone riservate alla protezione, altrimenti poi si rischia tanto. E comunque quando si è amanti del nuoto, per esempio indossare anche una cuffia rossa può essere utile. Dice, ma come vado in acqua al mare con la cuffia rossa? Sì, perché se ti piace nuotare devi essere visibile, devi aiutare tutti gli altri eventualmente individuati. E poi quando si va sulle barche, chiaramente sulle barche c'è un'attenzione particolare, che è quella del capire se si è in grado di utilizzare quel mezzo, che quel mezzo sia idoneo alla navigazione, quindi che abbia tutte le dotazioni, informarsi sul meteo, tante informazioni. Ci tengo a dire che per noi il mare sicuro è tutto l'anno. È chiaro che questo periodo, di queste zone baciate da questa meravigliosa natura e da questo straordinario mare, ecco, noi abbiamo un impegno ulteriore, quello di garantire la serenità del popolo dei bagnanti e avvicinarli per dargli quel senso di rispetto che il mare desidera.